tu, devo dire, la trasversalità del vostro impegno. Cioè, i migranti, come dicevamo prima con il professor Gori, no? Un modo di stare al mondo. Quindi l'attività di supporto ai migranti diventa, è lo stesso motore che accende anche l'attività di supporto ai senza tetto. Andiamo, passiamo la parola adesso, andiamo a Terni, quindi in Umbria, a Stefania Buoni, un altro tema importantissimo, spesso poco raccontato nelle case, quello della salute mentale. Sono stati, per chi conosce quel mondo lì, ha parenti o amici che hanno quel tipo di sofferenza, sa che sono mesi durissimi, non sono stati, sono tuttora mesi durissimi. Prego Stefania. Grazie, buongiorno a tutti. La nostra associazione è un'associazione piccola ma agguerrita. Siamo tutti figli che siamo cresciuti con genitori che hanno vissuto l'esperienza della sofferenza psichica. Parliamo di depressione, disturbo bipolare, schizofrenia. Ed è un tema di cui non si parla del contrario, cioè di genitori o adulti che hanno familiari malati. Qui invece abbiamo il caso opposto. Quindi in questo momento noi abbiamo potuto continuare a raggiungere questi ragazzi, non potendo più andare in giro per l'Italia a sensibilizzare. Non potendo più andare nelle scuole, non potendo più incontrare altri figli come noi, abbiamo utilizzato due strumenti: uno che già utilizzavamo, che è il gruppo di automutuo aiuto online per noi figli per supportarci, e l'altro è la posta. Quindi abbiamo praticamente spedito in dono questo libro, che non è in vendita, ma è un libro che noi distribuiamo attraverso le donazioni e vogliamo che raggiunga ogni città d'Italia. Si chiama Quando mamma o papà hanno qualcosa che non va, ed è una mini guida alla sopravvivenza per i figli che hanno mamma o papà con disturbi psichici. E l'ho scritto pensando a quello che avrebbe aiutato me a 15 anni. E questo progetto è tuttora in corso. Io faccio un appello a tutti voi ad aiutarci, intanto a far sapere ai ragazzi che possono chiedercelo in omaggio se hanno difficoltà economiche, noi lo spediamo. A tutte le realtà che entrano in contatto con minori e famiglie ci possono contattare, noi spediamo un libro anche a loro per aiutarli ad essere vicini a questi ragazzi, ma anche ai loro genitori. Quindi contattateci, la nostra pagina è Comip, figli di genitori con disturbo mentale, ci sarebbe tanto da dire, ma noi abbiamo già raggiunto tantissimi punti d'Italia perché tanti figli sono diventati postini del cambiamento e hanno donato da parte nostra questo libro alle biblioteche della loro città, alle scuole. In ogni città deve arrivare una copia perché è un messaggio per dire non siamo soli e soprattutto che con la prevenzione, l'informazione e il parlare di questo in maniera non stigmatizzante, cioè la salute mentale come qualcosa che ci riguarda tutti e deve avere la stessa dignità della salute fisica e lo stesso rispetto, è la resilienza che si eredita e non la malattia mentale. Grazie a Grazie, tutti. grazie Stefania, grazie mille. Info@comip-italia.org per chi volesse il libro. Passiamo col blocco delle foto, con lo stacco delle foto.